Un abbraccio da Italo. Allora, l'italiano medio, uno di tanti italiani, anche un po' anonimo. Vi volevo fare un invito alla calma, alla tranquillità, perché tutto sommato le cose poi si aggiustano, non è così drammatica la cosa. Non è che accade sempre, ecco, accadono cosine, però succede una fase di transizione. Pensate, sono da quando sono nato che sono abituato alla transizione. Ma voi pensate che a scuola ero così magro che se stavo di profilo mi marcavano assente, sempre puntualmente. E quindi è come se non ci fossi, come ha detto, come se non ci fossi proprio. Come se il mio paese è nulla. Io non posso dire la mia perché vince chi ha ragione. Però non è così drammatica la cosa, le cose non vanno così male, fidatevi. Nel mio palazzo, ad esempio, le cose vanno anche bene, ci sono circa 28 pitbull. L'altra volta ho comprato due hamburger, sono salito su, sui cieli della mia macchinina e tutti erano liberi, mi sono salvato per miracolo. Sono stato 3 mesi all'ospedale, però mi sono salvato per miracolo. E quindi vedete che le cose non vanno così male, ecco. E poi vi dico, un'altra volta, è vero, c'è un po' di confusione, ero sull'autobus e dovevo scendere in piazza Frittellesi. E c'era un signore grosso, un po' più scuro, e dico: scusi, per favore, mi fa scendere che devo andare in piazza Frittellesi, che ho un appuntamento da podologo. Mi guarda, mi guarda e inizia pim, pam, pam, pim, pim, mi dà una riga di schiaffare, mi dice: no, tu non vai a Frittellesi, non ci va a Frittellesi, pum, pam, pim. Mi dà tanti di quei pattoni che credo, ero diventato un pesce palla, però. Ho detto lo perdono perché sicuramente dovrà avere degli impegni per ed era un po' nervosino, poverino. Poi passo, scendo, gente che sparava, dico sarà una festa. E gente che sparavano tutto un tom in aria, dico ma è una festa, magari non lo sapeva una festa. Si rompevano i lampioni, una cosa, dico, vabbè però sono tempi moderni, magari la gente è tutta roba un po' virtuale, non accade sempre, è un caso, è successo un po' così, ma. Se guardiamo un telegiornale non è che succedono sempre cose brutte, eh? C'è anche cose belle, tipo hanno scoperto una stella a 18.000 miliardi di anni luce che fa così, a intermittenza, ma si accende e si spegne, ma è una cosa bella, sembra una bella di Natale, scusate, il telefono ha messo la vibrazione per non disturbarvi, pronto? Sì? Sì, è la mia. Come? Scusi, un camion di anacardi è caduto sulla mia macchina? Ah, e mi ha rotto tutte le biciclette? Anche quella rosa? Ah, e l'autista impazzito ha buttato all'aria tutte anche le mie gomme, le ha sgonfiate con un pugnale? Pure? Allora ci dice anche due infame di merda. Che ho piglio e faccio schizzare in corna d'argento o faccio imparare con una chiarica che ho fatto diventare una capretta di montagna che viene infilato e poi imparato nel suo tasso con gli scoiattoli tutto in fretta una cosa mista alla fricassea, no, con i miei no perché mi sono simpatici o faccio imparare a farla che ti faccio mettere un'idropompa in cubo e faccio girare la cosa maledetto schifoso bastaso adesso capace scendo subito aspetta che piglia la cosa aspetta aspettami.